testato il nuovo sistema di comunicazione in emergenza con l'utilizzo di sistemi satellitari integrati. Si è conclusa nella tarda mattinata di ieri l'esercitazione di protezione civile organizzata dal prefetto di Salerno Francesco Russo d'intesa con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno relative al piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse diretta operativamente dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno Rosa Deliseo con la partecipazione di tutte le componenti preposte alla ricerca e al soccorso delle persone scomparse. L'esercitazione si è svolta in Reale, nel cuore del Cilento, a Centola, dove alle prime ore del mattino la stazione dei carabinieri del posto ha ricevuto la denuncia di un albergatore preoccupato per il mancato rientro in struttura di due ospiti che avevano fatto perdere le tracce dalla sera precedente e non risultavano raggiungibili telefonicamente. Dopo la segnalazione di allarme trasmessa dai carabinieri alla prefettura e alle varie componenti operative, il prefetto di Salerno Francesco Russo ha disposto l'attivazione del piano di ricerca persone scomparse, con la contestuale convocazione del centro di coordinamento soccorsi per il coordinamento delle attività necessarie alla gestione dell'evento. Da qui la simulazione della ricerca del ritrovamento, il salvataggio di alcune persone disperse in difficoltà tra i ruderi del borgo medievale di San Severino di Centola. Gli scomparsi sono stati rintracciati dopo una complessa attività di ricerca che ha visto protagoniste squadre miste formate da personale tecnico addestrato dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e coadiuvate da gruppi di volontari abilitati. Il primo dei malcapitati è stato rintracciato in stato di shock presso un'abitazione disabitata e tempestivamente affidato alle cure dei sanitari. L'altro, precipitato in un dirupo, è stato recuperato grazie all'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco che in volo, dopo aver tratto in salvo, lo hanno trasportato presso l'ospedale Ruggi di Salerno. Per le comunicazioni dal luogo dello scenario degli interventi verso la sala operativa ci si avvalsi del nuovo sistema satellitare TOWAY in dotazione al Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha permesso di seguire in diretta le varie fasi delle ricerche e del soccorso. L'attività svolta ha consentito di effettuare un importante stress test di un sistema di comunicazione complessa in uno scenario ambientale particolarmente impegnativo. Con questo sistema di comunicazione satellitare integrata i Vigili del Fuoco sono così in grado di trasmettere direttamente dagli scenari di crisi riprese video in live streaming da più punti di osservazione in contemporanea, inviandole a postazioni remote attraverso un semplice collegamento ad internet.